Un grande classico della cucina italiana, le lasagne al forno alla bolognese. Per le lasagne al forno alla bolognese iniziamo a preparare un buon ragù. Vediamo come. All'inizio preparo un trito con tutti i sapori e la pancetta. Frullo in modo che diventi un trito grossolano, poi lo rosolo in olio e burro. Aggiungo la carne e quando è ben rosolata sfumo con il vino rosso. Nel frattempo sciolgo il concentrato di pomodoro con l'acqua e lo unisco in pentola. E poi alloro, sale, pepe se vi piace, la passata di pomodoro e un po' di brodo. Lascio cuocere 2 ore, soltanto mezz'ora prima della fine aggiungo il latte. Guardate che meraviglia! Iniziamo a preparare la pasta verde. In genere per ogni etto di farina si utilizza un uovo. Per la pasta verde invece si sostituisce un uovo con della verdura bollita ben strizzata, circa 75 grammi. E vado a lavarmi le mani. Questo è un trucco per velocizzare. Mettiamo nel frullatore le uova e gli spinaci e frulliamo. Mettiamo la farina sulla spianatoia, mettiamo il nostro composto di spinaci e uova al centro, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio. Ricominciamo a far scendere la farina dai lati, così con una forchetta incorporiamo il composto. Incominciamo a impastare con le mani. Prendiamo i cosiddetti frettueli in genovese e li mettiamo al centro e continuiamo ad impastare. Lavoriamo fino a ottenere un panetto bello liscio, omogeneo e bello verde intenso, così. Copriamo con una ciotola e lasciamo riposare 30 minuti, pronti per tirare il nostro impasto. Tiriamo l'impasto nella sfogliatrice partendo dallo spessore più alto fino a quello più sottile. Infariniamo bene il tavolo di lavoro. Tagliamo le sfoglie se sono troppo lunghe. Nel frattempo mettiamo l'acqua a bollire. Come spessore mi fermo al penultimo scatto. Le tagliamo a rettangoli, anche se sono un po' irregolari, fa lo stesso. Gocce d'olio e ne sbollentiamo due per volta. Dopo 2 minuti le scoliamo con la schiumarola e le raffreddiamo in acqua fredda. E le mettiamo in un canovaccio non sovrapposte. Le tamponiamo con un secondo canovaccio. E adesso, prima di comporre le nostre lasagne, prepariamo l'ultima cosa, una besciamella piuttosto liquida. Sciogliamo il burro e poi uniamo la farina e mescoliamo a formare il cosiddetto roux biondo, questo. Uniamo il latte, sale, pizzico di noce moscata, mescoliamo per far sciogliere il roux nel latte e cuociamo a fuoco lento fino a che non si addensa. Ecco la nostra besciamella, strato di besciamella. Un po' di ragù, lasagne, besciamella, ragù, parmigiano. E proseguiamo a preparare nello stesso modo 5 strati. Se usate le lasagne, quelle che non necessitano di essere sbollentate, comprate già pronte le sfoglie, dovete usare una besciamella molto più liquida di questa. E voi lo sapevate che le lasagne alla bolognese si fanno con la pasta verde? Abbondante parmigiano per far fare una bella crosticina. Qualche fiocchetto di burro e via in forno a 180 gradi per circa 40 minuti, forno statico. Guardate che meraviglia! Pronti per il taglio. Ideali sempre, in particolare nei giorni di festa in famiglia.